Bellator, ragazzi, questo nuovissimo unboxing, oggi come te l'ho detto in descrizione, porterò l'unboxing dei miei occhiali VR che ho ricevuto. In particolare sono questi qua. Li trovate su Amazon per 30 euro. All'interno, boh, si trovano le solite robe per degli occhiali VR, ma vi faccio vedere. Perché magari chi ha le prime esperienze come me, che non ne ho avuto neanche uno, questo qua è perfetto. Intanto, la carta inizia con questo qua. Sì. E come vedete già dall'immagine qua, c'ha le cuffie incorporate, ovviamente. E questa qua è una delle robe buone che ha questo qua. Ok. Ora procediamo all'unboxing. Come vedete, una scatola. Sì, potevano mettere qualche scritta come qua per dire come va bene. Dopo, ovviamente, si trova questo qua. Lo mettiamo lì. Gli occhiali, che ve li faccio vedere in dettaglio dopo. Appoggiamo pure questi qua lì. Il telecomando, che pensavo che non fosse incorporato dentro, molto bello, che non è bianco, anche se sembra, ma non lo è. E dopo un panno per pulire gli occhiali. Va bene. Ora mi libero di questa scatola qua e andiamo all'unboxing vero e proprio. Ed ecco, gli occhiali sono fatti così. Questo modo qua è molto semplice. Qua, come ora non posso provare, anzi sì. Ora vado a prendere quell'altro telefonino. Ok, e ora sono ritornato a quest'altro telefonino vecchissimo di, non so, penso mia sorella, tipo V. Non si accende neanche, ma vi faccio vedere intanto il modo semplicissimo. Intanto ora sto prendendo polvere, non so come sia possibile. È vero. Strano perché è sempre chiuso. Va. Che molto semplice si mette. È consigliatissimo, scrivo anche sotto, se volete comprare questo qua, se avete la cover, di tirarla via. Secondo se manco se ci stia. Sì. Stranamente sì, ci sta. Come vedete, manco naviga su e giù. Ed è ancora piccolo. Quindi pensate con il mio, che è di qua più grande, di qua più grande, ci sta un botto. Comunque, è molto semplice da utilizzare, perché c'è sta fascetta qua sopra e sotto, che è comodissima, perché qua è plastica gommata. Dopo qua ci sono le slap per allargare la testa e stringere, sì. Dopo, qua sotto il volume. Più di qua dovete muovere così e vi compare sul telefono perché è collegato con il cavetto. E meno di qua. Dopo qua, ok, che non ho capito, ma mi sembra che ora sì. Ritorno alla home, che non so cos'è, sabbia. Dopo, se vi siete chiesti cosa servono queste due levette qua, queste qua, come vedete si allunga e si accorcia per le diverse visuali. E questa qua sopra, più o meno, se riuscite a vedere, sì. Serve per allargare e aprire gli occhi, vedete? Qui si allargano e qua si restringono. E qui incorporato c'è il cosetto AUX per collegare il telefono in modo molto semplice. Così. Dopo ovviamente lo riconosce subito e si sente tutto l'audio. Del gioco, del video che state guardando su YouTube, dalle cuffie qua, che sono di buona fattura. Non sembra, per dire, una cavolata così cinese, non sembra. E comunque vari altri YouTuber qua dicevano che qui i cinesi hanno un naso piccolo, ma questo è vero perché l'avevo provato io sulla testa e tocca un po' qua. Un po' qua. Ecco, è l'unico difetto. Ora vi faccio vedere l'unboxing del
Telecomandina molto molto semplice da utilizzare con i video. Trovato ovviamente il telecomandino, molto semplice, e il manuale in inglese e in cinese, e basta. Poi i pulsanti più o meno li ho capiti. E ora ve li spiego. Intanto partiamo da qua sotto, che vanno messe due batterie. Sono già comprese, mi sembra, sì, per fortuna le avevano già comprese. Sì, mi sembra di sì. E qua era il mio gatto che entra e esce, comunque ora vi spiego tutto. Qui ci vanno due batterie tipo AAA, AAA, sono piccole, così stilo queste qua. L'ho messo più meno e meno più. Dopo va chiuso in modo molto semplice, così. Qua c'è per connettere, voi non credo che riuscite a leggere. Sì, se riesce a mettere a fuoco la telecamera. iOS. Android. Dopo, se vi siete chiesti cos'è sta levetta tipo del joystick, per dire. Qui per andare avanti nei video e qui per andare indietro. Molto semplice, dopo sulla destra e sinistra la stessa roba. Qua sempre quello della play, qua è per stoppare e qua è per ritornare indietro, mi sembra sì. Sempre toccando così. E si accende con sto pulsante power, che ovviamente essendo tutto nero non si vede, ma questo qui che accendo io, 5 secondi. E vedete che ora lampeggia. Boh, forse ora anche scarico. No, ma strano, boh. No, boh, non penso che sia scarico. Non può essere perché l'avevo appena cambiato le batterie, ma comunque. Questo qua serve per alzare il volume, il primo in alto. Ah, sì, vedete. Ovviamente quando è connesso, perché si collega via Bluetooth, molto semplice, più meno. E dopo questo CD più C di meno, non mi ricordo, manco B. Boh, ma comunque vi spiegherò in dettaglio più avanti. E vi farò anche vedere come mi trovo dopo un periodo di tempo. Perché ce l'ho da una settimana e quindi sì. Vi so già dire la mia opinione. Aspettate che tiro via un po' tutto. Ora proverò con voi, se riesco, a vedere come si fa. Allora no, lo tiro fuori. Un video in VR. O un gioco, anzi. Sì, più semplice un gioco, secondo me. Quindi ora ci becchiamo direttamente quando siamo al gioco. Prima di iniziare il video vi devo dire questo qua, che ovviamente voi vedrete diviso in due parti. Penso, almeno in teoria sì. Ecco, questo qua è la roba principale che vi volevo dire. E ora passiamo al gioco che volevo farvi vedere in VR. Abbasso il volume. Ok, no, ora penso che prima che qua c'era la pubblicità, quindi ok,
siamo ritornati. Eh sì, è la pubblicità, perché essendo giochi gratuiti, ovvio che deve per forza esserci la pubblicità. È un gioco molto semplice da... Perché non... Perché? Ok, va bene, aspetta, perché mi fa girare così tanto, che non ho mai visto che mi girasse così tanto la visuale, cioè non me lo riconosce, sì, mi riconosce, ma non si vedete. E sto fermo e mi fa... Mi perché, boh, non so, non so neanche io perché c'è sto bel casino qua, boh, ma... Vi ho fatto vedere com'è il gioco, sì, qualche giochetto. E niente. Vi invito, come vi avevo già detto prima, ad iscrivervi, lasciare like, condividere, commentare e anche scrivetemi su Instagram, JustLike, Facebook, Luca Giusto. E niente, ci becchiamo alla prossima. Arrivederci a tutti e buona Pasqua.